Lettura del Vangelo di Matteo, capitolo 19. Quando ebbe finito di dire queste cose, Gesù partì dalla Galilea e andò ai confini della Giudea, al di là del Giordano. Grandi folle lo seguirono e là lui le guarì. Gli si avvicinarono dei farisei con l'intenzione di metterlo alla prova e gli chiesero: «È lecito a un uomo divorziare da sua moglie per qualsiasi motivo?» Lui rispose: «Non avete letto che colui che li creò in principio li fece maschio e femmina e disse: per questo motivo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Perciò quello che Dio ha unito, l'uomo non lo separi». Loro replicarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle un certificato di ripudio e di divorziare da lei?» Lui disse: «È stato per la durezza del vostro cuore che Mosè vi ha concesso di divorziare dalle vostre mogli. Ma in principio non era così. Io vi dico che chiunque divorzia da sua moglie, se non a causa di moralità sessuale, e ne sposa un'altra, commette adulterio». I discepoli gli dissero: «Se tra un uomo e sua moglie le cose stanno così, allora non è consigliabile sposarsi». Lui disse loro: «Non tutti fanno posto a queste parole, ma solo quelli che hanno il dono. Ci sono infatti eunuchi che sono nati così, eunuchi resi eunuchi dagli uomini, ed eunuchi che si sono resi eunuchi a motivo del regno dei cieli. Chi vi può far posto, vi faccia posto». Allora alcuni li portarono dei bambini perché ponesse su di loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: «Lasciate stare i bambini e non impedite loro di venire da me, perché il regno dei cieli appartiene a quelli come loro». E dopo aver posto su di loro le mani, andò via di là. Ora, ecco, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Perché mi fai una domanda su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se però vuoi entrare nella vita, osserva di continuo i comandamenti». «Quali?» gli chiese. Gesù rispose: «Non devi assassinare, non devi commettere adulterio, non devi rubare, non devi rendere falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e devi amare il tuo prossimo come te stesso». Il giovane gli disse: «Questi li ho sempre osservati tutti, cos'altro mi manca?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dai il ricavato ai poveri, e allora avrai un tesoro in cielo, e vieni, sii mio discepolo». A queste parole il giovane se ne andò addolorato, perché possedeva molti beni. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico che sarà difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio». Sentendo questo, i discepoli rimasero molto stupiti e dissero: «Ma allora chi può essere salvato?» Guardandoli negli occhi, Gesù rispose: «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». Allora Pietro disse in risposta: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che cosa ci sarà quindi per noi?» Gesù disse loro: «In verità vi dico, alla rigenerazione, quando il Figlio dell'uomo si siederà sul suo glorioso trono, voi che mi avete seguito siederete su 12 troni, giudicando le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, per amore del mio nome, riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Ma molti dei primi saranno ultimi, e molti degli ultimi saranno primi».